Chissà se son contento, chissà se mi accontento di non raccontare mai a nessuno cosa sento. Chissà se son contento. A mia madre non ho chiesto com'è stato il primo bacio, se si parlano d'amore e se poi lo fanno ancora. Il peccato originale segna le generazioni, siamo figli finché un giorno diventiamo anche noi genitori. Chissà se son contento, chissà se mi accontento di non raccontare mai a nessuno cosa sento. Chissà se son contento, oppure mi accontento di non domandare mai a nessuno cosa sente. Chissà se son contento, oppure mi accontenterò. Siamo diventati adulti per abitudine e non ci sorprendiamo più delle battute, i manuali, il porno, i cellulari, gli astucci vuoti dei preservativi abbandonati, i baci in bocca a scuola vietati, la trappola di amori idealizzati. Chissà se son contento, chissà se mi accontento di non raccontare mai a nessuno cosa sento. Chissà se son contento, oppure mi accontento di non domandare mai a nessuno cosa sente. Con mio padre non ho mai parlato di sesso, mi domando con mio figlio farò lo stesso. Chissà se son contento, oppure mi accontento di non domandare mai a nessuno cosa sente. Con mio padre non ho mai parlato di sesso, mi domando con mio figlio farò lo stesso. Chissà se mi accontenterò. In perturbazione dal vivo, a voi siete qui a Radio 24 sempre, non cambiate, non avete sbagliato, è sempre la Talk Radio Italia, l'unica Talk Radio Rock di questo paese. Radio 24, voi siete qui, le 16:24 minuti. Questo pezzo si chiama Baci Vietati, giusto? Yes. Ed è dall'ultimo disco che invece si chiama Musica X. Ragazzi, voi siete un gruppo, cerchiamo prima una definizione, che fa sempre schifo, no? Cercare di incasellare tutto. Siamo un gruppo che fa sempre schifo. No, fa sempre schifo cercare di incasellare tutto. Che gruppo siete, che musica fate, che film è, che brano è... Che libro è. Però io allora, Wikipedia dice che siete, in realtà Wikipedia si contraddice. I Perturbazioni sono un gruppo musicale pop rock italiano, e poi però nella schedina dice genere indie rock. Beh, è la contraddizione in fondo. Cioè, noi veniamo da quel mondo dove più o meno ti organizzi le cose da solo, soprattutto quando abbiamo iniziato a suonare, quindi i primi concerti qualcuno porta l'impianto, qualcuno porta la gente e così via. E veniamo da quel mondo lì che è cosiddetto indie, nel senso che è indipendente anche per necessità. Non abbiamo mai fatto mistero dal fatto che invece, insomma, noi si speri sempre di suonare per un pubblico il più ampio possibile. Pop rock in fondo è uno simbolo stesso, perché il rock forse è qualcosa di rivoluzionario, il pop è qualcosa invece di non conservatore, ma in qualche modo è cercare di raccontare le cose con una certa ironia, un po' di glitter, ecco, probabilmente. Qual è il vostro fan tipo? Che persona avete, un'idea, avete un profilo? No, una volta avevamo dei profili dei proprio come quelli del FBI, delle
cioè, li conoscevate per nome, esatto. Ce li avevate su una grande parete nella sala prove, esatto. E dicevate non farlo entrare in camerino, no. Esatto, e avevamo proprio questo profile molto ben definito, per cui in camerino questi non dovevano entrare, in realtà ci entravano sempre e ci ritrovavamo silenziosi che ci fissavano e non sapevamo nemmeno bene come interagire. Poi invece il pubblico è cambiato, nel senso che ne sono arrivati altri e ora è molto piacevole dopo un concerto di trattenersi con le persone. È sempre voi siete qui, non mi hai detto il contrario prima Gigi, però è sempre voi siete qui, è sempre in diretta Radio 24, sempre con Iperturbazione. 349-238-6666, a proposito di musica, visto che chiediamo la canzone che vi fa languidire il vostro cuore, e è proprio brutto se vi chiedo di accennarmi qualche brano che è arrivato ad esempio da Wind of Change degli Scorpions, non ve la chiedo. Raffaella, Wish You Were Here dei Pink Floyd, non ve la chiedo, o vi piacerebbe Wish You Were Here? La sanno tutti i chitarristi. Andrea, One degli U2, ma poi c'era invece la cosa che mi interessa, c'era un altro Depeche Mode, Simone, Everything Counts dei Depeche Mode. Io me ne ricordo, cioè posso... Sì. Everything counts in large amounts. 349-238-6666, ma c'è un pezzo vostro però, anche qualcuno che cita Lullaby dei Cures. Questa è roba nostra. Questa è Voi Siete Qui, in diretta ai Perturbazioni, che suonano i Cure. Sono le 16.27, questa è Radio 24 e continua a essere un talk radio. Semplicemente ogni tanto, il mercoledì, facciamo dei live musicali. Se mantenete questa base, vi chiedo un'altra cosa. Io ho visto un vostro concerto un paio d'anni fa al Carro Ponte, a Sesto San Giovanni, e sono andato con questo amico che vi adora. Però quando l'ho chiamato ho detto andiamo a sentire Perturbazione, ma non so se ce la faccio perché la loro è una malinconia struggente. Voi ce l'avete addosso un po' questa etichetta della malinconia, no? Del languore, ve la volete togliere? Ve la volete tenere? Ma io vorrei toglierla, nel senso no, ce l'abbiamo di naturale e quindi tutto quello che cerchiamo di fare è come il titolo di questa trasmissione, essere qui, cioè voi siete qui, è il punto di partenza proprio dell'ultimo disco, è quest'idea che abbiamo fatto una musica molto basata sul ricordo, sulla malinconia in qualche modo, e a volte è meglio guardare quanto è cruda la realtà del presente per capire da dove puoi spiccare un salto e dire io sono qui, piuttosto di rimanere troppo su quel registro. Forse ha a che fare col fatto che siamo diventati genitori proprio. Se certo, ne parla immagino. Andiamo a chiudere purtroppo con un ultimo brano. Prima l'SMS di Fabrizio che dice: Perturbazione sono l'ultimo gruppo che ho sentito alla Rocca di San Felice di Modena. Ora la Rocca non è più agibile per il terremoto dell'anno passato. Chiudiamo questa puntata, chiudiamo questo appuntamento, il primo appuntamento live insieme a Perturbazione, che tra l'altro ringrazio, con uno dei miei brani preferiti, che non è per niente malinconico, Nina Languidisce, no. Che è Mondo Tempesta. Quando ripenso a quel me stesso da ragazzo, età drammatica che non ritornerà. Se ci ripenso sento ancora gli occhi addosso mentre attraverso il centro della città. Mondo tempesta, con te ci stavo bene e in cambio avuto la solitudine. Mondo tempesta, con te ci stavo bene. Loro sono i Perturbazione, che ringrazio ancora, grazie a Gigi, grazie a Tommaso, grazie a Cristiano. Scaricatevi, non gratuitamente ma a pagamento, sul loro sito Musica X, che è il loro ultimo disco. Grazie a loro, grazie a tutti i tecnici che hanno reso possibile questa diretta oggi, grazie a Marco Ligabue che sta riprendendo e di cui vedrete il video a breve sui nostri canali YouTube, grazie soprattutto a Patrizia, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa.